Ebbene, eccoci qua su un nuovo appuntamento con Pokémon Infinite Fusion. Oggi si va prima a sconfiggere Erika e poi si va alla Torre di Lavandonia. E ci saranno dei Pokémon da catturare nuovi come Gastly e Haunter. Non penso si possano trovare Gengar, forse si trovano dei Cubone e sicuramente Pokémon Guardiano, se dovesse esserci, sarà una fusione tra Marowak e qualche altro Pokémon incredibile. Ad ogni modo, a fine episodio come sempre, fusioni dei Pokémon nuovi che catturiamo, con anche i Pokémon che già abbiamo ovviamente, li andiamo a fondere. Però io sono curioso di vedere Haunter, che cosa può diventare insieme a Charizard soprattutto. Però per il momento ci teniamo il nostro Charbraff. Con il mio amatissimo Charbraff sarà una passeggiata, mettiamolo primo e andiamo. Salve, lei chi è? Niente Pokémon Fuoco Coleottero qui e mi dispiace. Fuoco Acqua, doppio tipo va bene. Oddio, Oddtol, cominciamo bene. Addio alla T diventa tipo T, Oddtol. Bulbalif? Ah però... è mica male, sai? Carino! E se non sbaglio, qui la palestra ha un i livelli sono più alti rispetto a quelli a cui siamo abituati in un gioco normale. Interessante. Diorizor! No, sembra che abbia una cipolla sulla schiena! Mo che è Cusor? Cubone e Bulb... e Ivysaur. Bello! Ehi! Non male. E Oddcute! Ah! Bellcute! Oh, cielo! Horsprout, wow. Oddly, eccolo. Questo è bello. Quindi con Gastly così diventa più o meno, eh? Wow. Questa è bella, perché l'allenatrice che sto affrontando mi fa: ehi, ma sei tu quello che ci spia? Perché se vi ricordate, chi l'ha giocato, in prima gen c'era un vecchietto che spiava la palestra di Erika perché è piena di ragazze. Bellissima sta reference. Lickisprout, chiedetelo. Growlsor, che bellino! Pokémon del giorno oggi! Pokémon fusione del giorno! Santo cielo, che figata! A parte i capelli che sembrano Super Saiyan terzo livello, ma... è Oddish... è tipo Tentacool che prende il controllo della mente di Oddish e Oddish diventa questa palla. Carino, molto carino. Oh, cavoli! Eccoci finalmente Erika! Ehi, che bel tempo, vero? Sì, vabbè, ti sei addormentato, certo. Voglio sfidarti, sì. Ti sono andata per aiuto col Team Rocket, ma non pensare che per questo centropiano. Tunler, oh interessante. Che prende il tipo roccia? È andato. Facile. Victory Duck? Allora, fino ad adesso è il Pokémon fusione più fuori di testa che questo gioco abbia partorito. Non ha senso. È un mostro per davvero questo, bello. Wow, davvero, davvero bello. Dovrebbe essere un Pokémon ufficiale, peccato. Anche la reverse che è questa è fuori di testa, stupendo. Rappiossom, Rapidash e Bellossom, ma che faccia? Guarda la faccia. Che faccia buffa. Dai, con sto giga assorbimento, sta fissata mo, eh. E ti faccio attacco d'ala. Non è da stab, dato che appunto è fuso con Poliwrath. Quindi è fuoco lotta. Però fa comunque super efficace. E quindi buona così. E ti do la medaglia arcobaleno, grazie. Mi dà anche solo a raggio, grazie. A questo punto, Torre di Lavandonia e vediamo che Pokémon ci aspettano. Gastly e Haunter, sicuro. Oh yes, bene, dunque si va. Oh cavoli. Queste signorine qui non sembrano molto in salute. Ah ok, ora sono un carnagione normale. Abbiamo Bulbatly, vabbè, tranquillo, eh. Chartly, oh, ah, queste qui hanno gli starter, insomma. Che carino però, una testa fluttuante di Charmander. E lei ha Squirtry, vabbè, forse il meno riuscito, dai. Wow, subito Haunter. Bomba allora, bomba, lo catturo subito. Haunter preso. C'è un fantasma proprio lì sotto, ehi. Kabutly, il fossile posseduto dallo spirito. Ah, bellissimo. Belle queste! Eh sì! Ragazza posseduta Laurel! Sarebbe inspiritata, Haunted. Gasbra? Wow! Ah, l'abbiamo salvata, che bello! E no, ora mi va di salvare tutte quante le persone, perché sono come in pericolo! Ah, uffa! Andiamoci da fare, allora. Sì, maledetto con me, no signora? Oh, che carino. Tentatly, ah, questo è bello però. Oh, wow.
Ma è più cattiva della ragazza questa, ehi! Oh, guarda, ho chiamato Hunter! L'ho chiamato, eccolo! Gustav, ah! Ma abbiamo anche Drowsy qui dentro, selvatico! Pawnod, bello! Un po' ripetitivi, magari, perché tutti quanti queste manine fluttuanti, però è bello! Ok, questa è la peggiore vecchietta di tutte. Ha detto che i suoi Pokémon sono morti, ma continuano a combattere. Le fiamme spiritiche sulla coda. Allora, eccolo qua il fantasma. Vattene intruso. Ma quindi è un'allenatrice. Hawnwak. Ok, molto base, però passabile. Ok, lo spirito della ragazza se n'è andato. E ora salviamo il signor Fuji. Ah, ma sta da solo? Oh, ciao Link, ma mi conosce? Sei venuto a salvarmi? Oh cavolo, devi essere davvero preoccupato per me allora. E Team Rocket è venuto qui cercando il prototipo della Master Ball. Il prototipo? Quindi hanno preso ciò che stavano cercando. Sono davvero preoccupato per ciò che un'organizzazione malvagia come quella possa fare con un oggetto del genere. Usare Pokémon innocenti per un ritorno monetario. Molti YouTuber ci hanno costruito la carriera con i Pokémon. Che possa questo Pokéflauto aiutarti nella tua missione. Grazie. E ora si fanno alcune fusioni! Hunter e Drowsy, vediamo un po' che esce fuori. Preferivo non saperlo. Sono più preoccupato per la reverse. Ed infatti. Come dissi, avrei fatto vedere anche tutte quante le Eeveelution insieme a Charizard. Beh, tutte per quanto mi è possibile, ma penso che qui servano solo le pietre. Dato che vengono tutte vendute, quindi vediamo prima Flareon e Charizard che cosa diventano. Beh, non è brutto. Ha le corna di fuoco, la coda bella, le ali, carino. Approvato. Oh, cielo. Mi piace la coda, mi piace la pancia, ma la testa proprio no. Vediamo Jolteon e Charizard che cosa esce fuori. Cielo. Così è bello! Ho un po' di paura per la reverse. Oddio, mica male! A parte un po' il muso e le orecchie, mica male, Joltizard. Anche perché le ali sono di Mega Charizard X. Ehi, ma lo sapete che in termini di compatibilità Vaporeon? Portiamo questa copypasta su un altro livello tramite Vaporeon e Charizard che diventano un abominio. Dalla silhouette la reverse sembra promettere meglio, ma non mi fiderei troppo. Oddio, è meglio. Sì, molto meglio. La silhouette tra Leafeon e Charizard non prometteva bene, ma non promette bene. A parte la coda infuocata, che potrebbe essere un torcione, ma sorvoliamo. Ok, la reverse invece è molto meglio. Molto più carina. Molto più. Anche se avrei fatto un miscuglio sulla coda tra la fiamma e la foglia, secondo me sarebbe stato meglio. Per me, per gusto personale. Tocca quindi ad Umbreon e Charizard. Verrà un Pokémon quadrupede dalla silhouette, però. No, se scompari subito. Ecco già la reverse sembra meglio, come tutte quante le altre quasi. Bello! Accipicchia! Sembra che abbia i motivi di Groudon e Kyogre e Rayquaza, certo. Molto carino, Umbizard. Allora, dalla silhouette non era male. Vediamo se il risultato finale sarà buono. Mi piace l'idea della doppia coda infuocata. Tutto carino nel complesso, sembra proprio un gattino, anche se in realtà Eevee è una volpe. Ma molto carino. La reverse sembra mostrare qualcosa di spettacolare. Wow, oh, hai capito? Che bomba! Che bomba! Vediamo le ultime due fusioni per oggi e la prossima volta ne facciamo altre, anche con Haunter magari. Come sempre, quando si fonde prima la base che è Eevee o la sua evoluzione e poi Charizard che è tutto il resto, esce fuori questo obbrobrio purtroppo. Se non sbaglio, l'unica base buona è stata Jolteon fino ad ora. Qui la silhouette pure promette faville. Le ali belle. Non posso dire nulla delle ali.
Le braccia, sì, quelle che sarebbero zampe, però diciamo che sono braccia per farvi capire, non sono proprio belle, le avrei fatte più tozze. Il muso anche non mi ispira molto, quella frangetta magari, però le code che cadono ai lati sono carine. Tutto sommato è un bel Pokémon. Ad ogni modo per oggi il video termina qui, vi ringrazio per aver seguito e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!